Bentornati sul nostro canale. Oggi si vomita! Oggi ci mancava l'America! Abbiamo acquistato su Amazon la pasta e le lasagne. Io so che loro a loro piace vedere me che so. Non tanto te, ma no, a loro piace vedere me soffrire. Su Instagram, in direct, mi mandano le foto delle carbonare tipo fatte dagli americani. Sì, le cose fatte male, ma me le mandano. Ma che problemi avete? Mi volete soffrire? Volete vedermi soffrire? Mi volete soffrire? Mi volete vedere soffrire? E la dimostrazione è che noi sappiamo questa cosa che a voi piace. E allora io ho comprato prontamente per Mirko la carbonara da fare al microonde. Mi fa: Mirko, dobbiamo fare un video. E lo fai, non ti puoi tirare indietro. Sì, non è che gli ho chiesto il permesso. No, però sono curioso. Sono anch'io. Curioso. Le lasagne alla bolognese. Prima di metterle in microonde, io le aprirei per farle un po' vedere. Guardate il packaging, che carino che è. Allora, ragazzi, considerando che è congelata, l'aspetto non è. Non è male. Non è terribile. No, devo dire una cosa, mi vergogno di quello che sto dicendo. Vai. L'odore è buono. È vero, l'odore è buono. L'odore è buono. Questo ghiaccio qui sembra un po' muffa, però. Ma non è muffa, è perché era surgelata, genio. Ho detto, questo ghiaccio sembra muffa. Leggo solo con voi quanto Leggo. Deve cuocere. Indurre la vaschetta ancora chiusa. L'ho aperta. Per 8 minuti a 750 watt. Aprire il coperchio della parte da. Ok, ci vediamo tra poco. Quant'è 8 minuti? 8 minuti e 750 watt penso che sia. Vabbè, vado. Vai. Attenzione. Oh no, ho sbagliato. Ma perché mi dice 30 secondi? Vabbè, schiaccia tante volte fino ad arrivare a 8. 8 minuti la e via. La nostra pasta sta girando. Dai, non è male. Ah, secondo me non è male. Tipo per gli universitari o la gente italiana che vive in America, questo è perfetto. Però scusami, se tu la sera prima ti fai il ragù, la in forni, anziché 8 minuti di microonde ce ne metti 20? Cioè, non avete pazienza di aspettare 20 minuti? Vediamo. Dai, la consistenza. Non è male. Ma io ne ho presa di più. Non importa. Ecco fatto. Iniziamo? Vai, cin cin. Allora, l'aspetto per me è qualcosa di inguardabile. Dai, piantala, mi. È inguardabile l'aspetto. Mi, ci sono cose peggiori, veramente. Vai. Stai zitto. Cin cin. Cin cin. Non è vero che è immangiabile. Buona, buona perché ci hanno messo 3 kg di spezie. Questo sarà il nostro pranzo, quindi. No, la consistenza è un po' molliccia. No, in realtà invece ti volevo proprio dire, la pasta non è proprio molle che... Cioè, ma tu che parte hai preso, scusami? Non so. Oh, è frante! Avrei messo un po' più di sale. Io un po' più di ragù, forse. Guardate. C'è 3 kg di besciamella. Ma non c'è ragù. Ma non c'è ragù. Esatto. Praticamente questa è una lasagna alla besciamella. Tra l'altro siamo un bel brand. E metteteci due pomodori in più. Però allora, raga, devo dire la verità. No, non è male, Rispetto a una lasagna normale c'è un abisso di roba. Però per essere un prodotto congelato, di quelli là che chissà da quanti giorni è stato lì, giorni, posso dire che è un buon prodotto. Ovviamente io questa non la mangerò mai. Cioè, tipo, a pranzo se Alice mi dice ti faccio una lasagna congelata, direi no. La tua è molto più piena di besciamella rispetto alla mia. Beh, la tua c'ha più ragù della mia. Preparati perché dopo c'è la carbonara. Sai che non vedo l'ora di assaggiarla comunque, tu? No. No, dai! Perché ancora sulla lasagna posso accettare, ma sulla carbonara non transigo. No, a me è buona. A me piace sto ragù. Ah, lei, ma a te piace perché sono le 4:30 di pomeriggio e non l'hai mangiato. È vero. Ma tra l'altro questa è veramente besciamella, sembra roba chimica. È vero. Carbonara, ragazzi. Adesso vi spiego anche quanto deve stare in forno a microonde. Ah, c'è scritto qua. Gustosa al dente 2 minuti. Cioè, 2 minuti. Per carità. Per carità, ragazzi. È tutta sotto la panna. Sentite? È precotta, raga. Certo che è precotta, sennò come fa ad essere... Beh, certo. Sei emozionato? Raga, io qua penso di soffrire. Scrivete anche voi sotto nei commenti il voto sull'aspetto. Va bene, raga, ci vediamo tra 2 minuti. Ecco il cameriere con il piatto... Mamma mia, ma a parte che è rimasto tutto sotto qua. Allora, unboxing, ragazzi. Faccio intanto anche il dettaglio, vai. Ah, no. Oh mio Dio, ha un aspetto... Dai, questo non puoi dire che ha un bel aspetto. Gira, gira. Ah, l'odore non è male, dai. Ma l'odore non è male. Ma
cos'è? Ma è una frittata, ma dai! Frittella. Non è una carbonara. Ma si deve sciogliere ancora. Ma come fa a sciogliersi la frittata? La frittata mica si scioglie. No, secondo me è una densitudine. È una densitudine. Non so cosa c'entri. L'odore è pazzesco, dai. Vado. Vai, vai prima tu. È poco salata. Vediamo. No, non è male, è no. Scotta. No raga, è panna. Buona però. Ti ricordo che sono le 4:30. Ah, mia, e tu sei a digiuno. L'unica cosa che io la mangio cruda, la pasta, e questa è molle come l'ospedale di Cirie. Oh. Che c'è? Ci sono dei chicchi che sono veramente scottissimi. E alcuni che sono duri, vero? Raga, per me è bocciata. No, dai. Ragazzi, se avete un minimo di palato è squallida. Anch'io so riconoscere cose buone e cose cattive, eh. Fa schifo. È immangiabile. Ma veramente ti piace? È terribile solo la cottura, mi digiuro. Mamma mia. Pasta scotta con la panna. L'unica boccata d'aria fresca che dico, ah, meno male, è quando piglio un pezzo di pancetta. E beh. Ok, io per me ho finito. No, io mi finisco la mia, tu ti finisci la tua. Ma tu hai detto che è buona, ma sentitela, dice che è buona e non la vuole mangiare. Diamo i voti intanto, dai. Tra l'altro, scrivete nei commenti se voi siete team pesca o team limone. Ok, votiamo. Dobbiamo dare 3 voti, ragazzi. Voto per l'aspetto, voto per l'odore e voto per il gusto. Passiamo alle lasagne. Voto per l'aspetto. 6. Perché mi faceva pena. Allora, darei 3. Ma considerando che erano delle lasagne congelate, bisogna dire la verità. Esatto. Do un bel 6.5. Bisogna sempre cercare di capire quello che stiamo mangiando. Bravissimo. Quindi 6.5. L'odore. No, l'odore era buono. Io darei 8. Anch'io 8. Sì, sì, era buono. Sì. E poi il gusto. Il sapore, il gusto. No, ti dico prima io perché poi tu mi condizioni, stai zitto. Vai, dillo prima tu, il gusto. Allora, il gusto, sempre per il fatto che erano surgelate e tutto il resto, io un 8.5 tranquillamente lo darei. Per me. Io darei 3.5 se fossero delle lasagne fatte normalmente, ma considerando il fatto che erano congelate, bla bla bla, le solite cose, do un 6.5, 7 meno. Passiamo al tasto dolente di questo video. La carbonara. Scusate Romani se mi sono permesso di pronunciare la parola carbonara. Per questo piatto. Mamma mia. Ci sentiamo male anche noi. Allora, aspetto. Aspetto 6, mi fa pena anche questo. Ok, dai. No, ma perché cioè. Aspetto 3. E vi spiego il motivo. Era una frittata. La carbonara non è affrittata. La carbonara è cremosa. Soprattutto la carbonara. Ma non è proprio frittatosa, è frittatosa. Perché c'è panna, c'è la panna. È frittatosa e soprattutto è bianca. Invece l'aspetto della carbonara è giallo, non è bianco. Quindi io per me do 3. Va bene. Poi l'odore. L'odore no, l'odore non era male. Non era male. 7, dai, un 7 per l'odore. Ok, per me un 5, perché non si sentiva niente. Il gusto sentivo per me sentivo soltanto cipolla. Esatto, comunque è vero, c'è la cipolla. C'è la cipolla. La carbonara non c'è la cipolla, quindi l'odore do 4, non c'entra nulla. Vero. Per quanto riguarda il gusto, No, per me è insufficiente, gravemente il 4. Bello che prima aveva detto che era buona. È ovvio che per essere scongelata, certo. Allora, per me ragazzi il gusto è 3. Ma nei pezzi di pancetta do 4. Perché ogni tanto dicevo, oh, meno male, un pezzo di pancetta che almeno ti dà quel brio, quel. Vi mando un replay di Alice che dice che è buonissima. Buona però. Ci sono anche rimasto male, ragazzi, perché io ho visto anche altri video di altri youtuber che hanno portato questa roba. E loro mangiando la carbonara dicevano, ma sapete che non è male. Io non so che papille gustative abbiano gli altri youtuber, ma per me era assolutamente bocciata. Sì, è bocciata, gravemente insufficiente. Il mio consiglio è, scegliete le lasagne perché sono più buone. Andiamo a comprare una gallina. No, ragazzi, voi dovete sapere che Mirko mi sta facendo impazzire, vuole le galline. Va bene. Bene, ragazzi, il video finisce qui. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Comprami le galline, comprami le galline. Ciao, ragazzi. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai, che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.